C'era tanta attesa per il concerto di Capodanno nella Città dei Templi, programmato da una macchina organizzativa come non si vedeva da tempo. La serata è filata liscia all'insegna della musica e del divertimento. Non si sono registrati, infatti, incidenti né disordini. L'ultima notte del 2022 di Agrigento non ha deluso le aspettative, regalando emozioni e divertimento al pubblico che ha scelto la piazza agrigentina per salutare il 2022. Il grande ospite, il più atteso, è stato Achille Lauro, che è salito sul palco in seconda serata per accogliere il nuovo anno e animare la piazza con i suoi più grandi successi. Buonasera signori, ma quanti siamo? È stato il saluto dell'artista veronese, atteso e accolto da più di 10.000 persone che hanno gremito per l'occasione la piazza davanti alla stazione centrale. Lauro ha infiammato la serata con i suoi più grandi successi, fra i quali Rolls Royce, Bam Bam Twist e tanti altri. Non solo musica, l'artista è stato l'autentico mattatore della serata, con la sua consueta originalità e presenza scenica mai banale e lontana dal politicamente corretto. Il servizio d'ordine è stato quello delle grandi occasioni e ha permesso lo svolgimento sereno della kermesse senza alcun incidente di percorso o irregolarità di ordine pubblico, da evidenziare soltanto qualche disagio nel deflusso delle persone, assolutamente però fisiologico in un evento così partecipato. Per il resto tutto è andato a meraviglia, con il divertimento unico comune denominatore dopo anni di assenza a causa dello stop pandemico. La serata è stata iniziata da Lello Analfino e i Tinturia, che hanno riscaldato e fatto divertire il pubblico di casa in attesa appunto di Achille Lauro, che ha definitivamente aperto le porte del 2023 alla Città dei Templi e al pubblico arrivato numeroso da tutta la Sicilia. Grazie! Questo è per tutti signori! Di noi che sarà! Grazie! Oh mio Dio! Prego!